Questo Montenegro ci sta mettendo un po' alla prova e stiamo cambiando un pochino tutti i nostri piani. A questo punto del viaggio ci siamo trovati di fronte ad un bivio. Dove ci porterà, Capitan Sake? Poi abbiamo deciso di prendere qualcosa di tipico e anche lì abbiamo avuto un momento di confusione. Piccante o non piccante? Mi sembra perfetto, chiuso. Sta tornando, ha detto che ciao male, vuol dire che non c'è. Quindi andiamo. Questo Montenegro sta continuando un pochino a essere un nodi etamo. Abbiamo lasciato il nostro parcheggio sulla sommità, che era perfetto, un po' di vento ma si stava benissimo. Prima di andare a vedere quel paesino che vi abbiamo mostrato dall'alto nello scorso episodio, ci siamo spostati a Budva. Allora, la città dietro, nuova, è molto turistica, però la città antica sembra carina, almeno da fuori. Adesso entriamo nelle mura antiche e la scopriamo. Camera, qua scoppia la telecamera. La città antica di Budva in realtà è crollata tutta in seguito a un terribile terremoto accaduto nel 1979. È stata ricostruita e sarebbe anche un piccolo gioiellino. Solo che è stata improntata tutta sul turismo. Tutta la parte nuova sono solo alberghi, la parte vecchia è piena di ristoranti, locali, negozi di souvenir e quant'altro. Quindi perde un pochino quello spirito che potrebbe avere. Da vedere ovviamente ci sono anche alcune chiese, qualche museo particolare e la statua della balleria, che ha un po' questa storia romantica alle spalle di questa ballerina rivolta verso il suo marinaio amato che in realtà non vedrà mai più. Purtroppo oggi non è stato possibile accedervi perché c'era il mare molto mosso e la cancellata per arrivare alla statua era chiusa. Noi non siamo neanche così impavidi, non ci siamo buttati in mare come invece hanno fatto alcuni ragazzi. Ora torniamo al camperino e andiamo a finalmente vedere l'isola di Santo Stefano. In realtà anche lì troveremo un po' di delusione perché purtroppo sull'isolotto si può accedere solo più con dei tour guidati a pagamento. Costo 25 euro a persona per vedere quest'isoletta che poi è un resort turistico. Sì, sì, sì. Se siete anche ricchi potete, d'estate, potete accedere alla spiaggia al modica cifra di 100 euro al giorno, se non sbaglio. Sì, sì, d'accesso. D'accesso. Noi non andremo, andiamo solo a visitare e basta. Buongiorno! Non ti dici niente? A questo punto del viaggio ci siamo trovati di fronte ad un bivio. Abbiamo deciso di abbandonare la costa per addentrarci nell'entroterra del paese. Così abbiamo costeggiato la sponda del lago di Scutari, il lago più grande della penisola balcanica, conteso insieme all'Albania. E siamo arrivati a Podgorica, la capitale del Montenegro. Mi sembra perfetto, chiuso. Dalle 10 alle 20, però apri la porta? No. Suona? Suona. O quello sotto? Molimo, vasa, vaso, rovo, 30 giorni. Montenegro parte 2. Non andare a fare una lavadora. Aiuto ragazzi, è tutto molto complesso, ma ce la faremo come per la lettiera di Sacchettino. Siamo venuti a questo qua che è il Perfect Dash. Tanto faticando, usando Google Translate. No, beh, la signora è stata molto carina, dai. Siamo riusciti a intenderci e ci ha detto che no, non ce la fa, è molto busy, occupata, quindi per... Perché il problema è che non ci sono le lavanderie a gettoni, ma nemmeno a Podgorica, nella capitale. Quindi non, cioè, dobbiamo lavare le lenzuola, non riusciamo a fare tutto a mano.
E quindi adesso capiamo come fare. Boh. Comunque sì, è stata molto interessante. Con Google Translate tutto si risolve. Allora, quindi Olimpia, c'è caldo? Ha un caldo atroce qua dentro. Sono 30 gradi. Quindi cogliamo l'occasione per andare al discount locale qua di Podgorica per andare a fare un po' di spesa e vedere anche quanto costa, giusto Sara? Sì. Facciamo la spesa allora oggi. Facciamo la spesa, vi portiamo con noi a fare la spesa. Lista alla mano, siamo entrati in un regno di prodotti enorme, dove abbiamo iniziato a cercare di capire prezzi al chilo, etichette, ingredienti. Come ogni volta in un paese nuovo, ci siamo letteralmente persi tra uno scaffale e l'altro. Il carrello continuava a sbandare a destra e a sinistra, noi a fare avanti e indietro. Quale? Attirando l'attenzione addirittura dell'addetto alla sicurezza. Non lo so. Poi abbiamo deciso di prendere qualcosa di tipico e anche lì abbiamo avuto un momento di confusione. Ah, dai, vai. Qual è? Questo. Aishwar. Questa è la crema tipica di peperoni. Piccante o non piccante? Abbiamo cercato di capire quali prodotti riempivano i carrelli altrui, cercando di trovare ispirazione, ma devo ammettere che il risultato è stato quello di confonderci ancora più le idee. A quel punto ci siamo divisi per trovare due prodotti fondamentali, le patatine e il cioccolato. Quando il carrello iniziava ad avere un po' di cose per poter cucinare dei pasti sensati, mancava la scorta di caffè. E finalmente, fra le sbarre, lo abbiamo trovato. Non ci rimaneva che provare a comunicare anche con le commesse. Una ragazza carina a gesti ha compreso che eravamo in astinenza di zuccheri. E dato che era stata gentile, abbiamo tentato anche con la collega della gastronomia. Anche se poi alla fine non abbiamo capito che cosa abbiamo comprato. Thank you, bye! Posso un taglio, Fred? Sono cotti, però non so se ti mangia fresco. Non so, perché se ti mangia freddo. Allora, posso delle zucchine, prenderei un cavolo. Per quanto riguarda frutta e verdura, è stato facilissimo. Sara, posto. Si sceglie e la commessa fa tutto lei. Almeno sulla spesa devo dire che il Montenegro ci è venuto incontro. Alla fine abbiamo preso un sacco di cose e abbiamo speso in euro, perché in Montenegro si paga in euro ed è il motivo per cui abbiamo fatto una spesa un po' più grande qua, così abbiamo evitato di cambiare soldi in Bosnia. E dicevamo, abbiamo speso 43,78 euro. C'è una cosa interessante che sugli scontrini qua, l'abbiamo già notato anche facendo la benzina, c'è il QR code. Non sappiamo se serva poi per poter già scaricare la spesa che si fa. Non abbiamo capito, però è interessante questa cosa. E abbiamo preso alcune cose tipiche, tra cui il pesce affumicato, che adesso qua non si vede, tra l'altro più plastica che pesce, però vabbè, che è tipico di questa zona. Poi questo dolce qua, che è una sberlatanta di, non lo so, sembra tipo un, come si chiama quella roba della Kinder? Tipo il fetta al latte. 80 centesimi, speriamo che sia buono, ma l'aspetto è veramente molto invitante. Poi abbiamo preso l'Aivar, che è una crema di peperoni tipica dei paesi balcani. Io l'avevo mangiato anni fa in Bosnia. Mi ricordo che mi era piaciuto tantissimo. Si trova sia piccante che non. Questa è una versione non troppo piccante, perché a noi piace il piccante, ma non troppo. E cos'altro di tipico? Ah sì, del pane. Sembra pane arabo, però è davvero consistente. Quindi vediamo, era per cambiare un pochino. Alcune cose convengono, altre no. Sui prezzi di frutta e verdura siamo come in Italia. Il caffè costa il doppio. E altre cose, no, più o meno siamo lì. Il riso costava 95 centesimi al chilo, la pasta anche, forse i cracker un po' di più, ma comunque i prezzi sono più o meno quelli. Adesso Paolo è uscito con Olimpia, ci facciamo una doccia, assaggiamo qualcosina di quello che abbiamo comprato e vi facciamo sapere. Il pane alla fine è un simile pane focaccia, dentro è così, molto molto buono, morbidoso. E Sara ha mischiato un po' tutto con la zucca e alla fin fine questa trotto è molto buona, molto gustosa. Vai, prova questo dolcino. Guarda qua. Merita. È un grande Kinder fetta al latte. Ah sì? Sì, sì. Cioccolato. Non è neanche stupposo, di. Buono, per quello che è costato. È fatto bene. È il secondo che visitiamo, questo si chiama Penguin. Sara, che è lì, sta andando a vedere se qui possiamo fare la lavadora o lavasecco. Ma qua fanno il lavasecco, non fanno le lavadora.
Il primo ci aveva detto che era troppo impegnato, il secondo siamo andati e pare sia fallito, questo speriamo sia quello buono, perché o così o non sappiamo dove poi lavare la roba. Il motivo è anche dettato dal fatto che potremmo lavarla in camper come abbiamo sempre fatto, ma da qui a probabilmente un sacco di giorni piove e quindi diventa un po' problematico. E nel prossimo paese non ci sono tanti, cioè potrebbero esserci, però non l'abbiamo trovato su Park Fortnite né su Maps, quindi bisogna capire un attimo come si chiamano, quindi diventerebbe molto complesso. Sara sta tornando, ha detto che ciao. Ciao Bale, vuol dire che non c'è. E la lavo io, la lavo io col mio nasino. Metto il nasino e faccio pipi 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 pipi. Nasino. Ma gli ho detto... No, parlava inglese, vabbè. E poi gli faccio oggi, possibile, in qualche modo, eh? No. Solo dry. Qui praticamente hanno solo le lavanderie a secco. E avevano... Poi aveva la lavatrice lì. Cioè perché girava. Non poteva? Non si sa. Non ho capito, comunque. Pazienza. Alla fine, gira che ti rigira, abbiamo trovato un luogo perfetto dove parcheggiare i nostri vestiti e riprendere le nostre avventure. Se mentre Sara prende una maglia perché ha iniziato a piovere e non fa così caldo, abbiamo trovato questo parcheggio qui, perché ieri abbiamo dovuto cercare un parcheggio, ci abbiamo impiegato ore. Non è il più bello che ci sia, però non c'è nessuno, si è dormito molto bene. In realtà è tutto un cantiere perché stanno costruendo dietro, davanti, destra, sinistra. E a 3 secondi di là c'è un parco. Lì dietro, dietro il mio ombrello, c'è un altro parco. Quindi abbiamo fatto anche sgambettare gli animali. Ora andiamo a vedere la città. Il punto più lontano sta a mezz'ora circa, quindi si arriva abbastanza in fretta. Si può fare. Volevamo già venire a visitarla ieri sera, però siamo arrivati tardi, tra far la spesa, cercare una lavanderia e qua è un parcheggio, alla sì, fine... Sì, i tempi si sono fatti veramente lunghi, quindi... Poi c'avevamo anche un po' l'odio perché da quando si arriva tutta la periferia non è bellissima di questa città, è un po'... No, non c'era trasandata. Niente, sì, di entusiasmante, no? E quindi niente, pazienza, andiamo a vederla adesso sotto questa pioggerellina e vediamo se c'è qualcosina che attira la nostra attenzione. Comunque siamo a Podgorica, ma che si legge Podgorica, è la capitale vera del Montenegro. Vediamo se è più bella o più brutta rispetto all'antica capitale. Decisamente è più grande, perché sì, comunque ha già tutta questa periferia, come diceva Paolo, che a Cettigne non abbiamo assolutamente visto. È ben servita, c'è cioè, di tutto, perché sì, abbiamo visto sì, negozi di pure della Xiaomi, Samsung, di tutto e di più c'è. Sì, c'è la qualsiasi veramente, a livello di abbigliamento, rivendite di automobili, ristoranti. Mancano le lavasciughe. Mancano le lavasciughe. Siamo arrivati alla chiesa ortodossa, che è la seconda chiesa ortodossa più grande dell'area balcanica ed è una delle chiese ortodosse più importanti al mondo. Andiamo a vederla da dentro perché già da qua sembra veramente impressionante. E speriamo ci sia un matrimonio, perché dicono che quando ci sono i matrimoni ortodossi, che ne fanno parecchi qua dentro, sia ancora più bella. Però io vedo dei flash, quindi forse sei ragione. E tra l'altro addobbata già a Natale. Bella, molto... Cioè, queste chiese ortodosse sono tutte affrescate. Sì, sono tutte veramente decorate in modo molto, molto importante. Questo matrimonio è assurdo, nel senso che c'è solo il prete che canta, che intona. Più ma... un altro signore, visto quella a destra, c'era anche un altro ragazzo che non so se fosse il prete o qualcuno che stava aiutando a cantare. Comunque c'è un suono, cioè, è meraviglioso quanto rimbombi, ma in realtà faccia da cassa acustica, non lo so, è bellissimo. Sì. Cioè è molto, dice, sembra un mantra, no? A 10 minuti a piedi dalla chiesa ortodossa si raggiunge il ponte simbolo della città di Podgorica, il Millennium Bridge. Che è molto simile a un altro ponte che non abbiamo ancora visto nella nostra vita, o forse tu. Ah, sì, io sì. A Londra. Ora lo attraverseremo perché questo ponte collega... Cioè, tutte le altre cose da vedere sono dall'altra parte.
Di qua c'è solo la chiesa, di là ci sono altre due o tre cosine che vorremmo vedere. Quindi andiamo. Terza attrazione. Terza cosa da vedere, la chiesa di San Giorgio, che è quella più antica ortodossa. Carina, arroccata un po' su in collina, non è proprio vicinissima, ma 10 minuti dal centro, ecco. È una chiesetta che è sopravvissuta anche ai bombardamenti. È studiato. Adesso noi torniamo verso Piazza della Repubblica, che è la piazza più famosa, dove si incontrano tutte le persone, insomma, il centro un po' fulcro della città. Quella più grande di Podgorizia. Podgorica. Quella più grande di che è tra l'altro la piazza più grande della città. E vediamo ancora poi un'ultima, due cosine. Uno o due? Non lo so. Ti piace? Non mi viene da ritrovarmi qui, cioè non mi ci ritrovo proprio. Poi per la torre dice il signore che bisogna andare di là. È alta poco più di me, 16 metri. È stata costruita nel 1667. E io sono del 1990, quindi siamo più o meno anche lì come leva, e pare che per la sua costruzione i pezzi furono ordinati in Italia. Poi è stata un po' rimaneggiata negli anni, nel 2012 è stato anche riparato il meccanismo interno. Qua vicino c'era una delle quattro porte che permetteva l'accesso alla città di Podgorica e che permetteva l'ingresso nel Regno Zeta. Ora andiamo a vedere l'ultima. Questa è l'unica, volevo subito una cosa, scusa. Che questa è l'unica cosa che rimane della città vecchia, in questa parte vecchia della città, tutto il resto è nuovo. Ora andiamo a vedere il ponte. Vecchio. Ponte vecchio. Stiamo attraversando il ponte, io attraverso il ponte vecchio, Sara. Di qua. Ciao. Quindi qui sul ponte vecchio salutiamo questo nuovo amico che ci ha aiutati ad arrivare fino a qua e torniamo al camperino. Dato che Podgorica non ci ha fatti emozionare perché tolte quelle tre o quattro cose di interesse storico sono tutti palazzoni alti e grigi, abbiamo deciso, incuranti del diluvio universale, ok, forse non così incuranti, di inerpicarci su per le montagne per andare a dormire al cospetto del monastero inferiore di Ostrog. Sei rotto, sai che? Il monastero di Ostrog si divide in due parti, il monastero inferiore, che è dove vivono i preti, e il monastero superiore, che è il punto di maggior interesse. Contiene le spoglie di San Basilio. San Basilio noi l'avevamo già ritrovato nelle nostre avventure in Bosnia. Se ve le foste perse, le trovate qua sopra. Tra i due monasteri c'è una strada asfaltata, tutto un curvone a salire, che è percorribile sia con l'automobile che con i mezzi pubblici. Oppure, se preferite, potete fare questi 2,5 km a piedi con una strada, insomma, fattibile, perché poi c'è tutta una scalinata. Se ha piovuto può essere un po' pericoloso e scivoloso. Questo monastero è molto famoso perché è il punto di pellegrinaggio più importante di tutto il Montenegro. Vi arrivano fedeli da tutto il mondo. Ovviamente non è solo un punto di pellegrinaggio a livello religioso, è un punto storico molto molto importante. È davvero affascinante pensare come è stato costruito e vederlo incastonato nella roccia. Diciamo che immaginarselo all'epoca di San Basilio deve essere stato veramente uno spettacolo questo luogo. Oggi c'è una serpentina di pullman che sale e scende, innumerevoli macchine con persone che dormono qui, che fanno colazione, c'erano banchetti per, non lo so, sembrava il pranzo di Natale, tutte le macchinette del distributore di bibite, merendine e quant'altro. E di nuovo, è un po' un odio et amo. Questo video ve lo chiudiamo così. Vi aspettiamo nei commenti per sapere anche un po' il vostro parere su queste cose. Noi intanto ci spostiamo verso l'ultima cosa che dobbiamo andare a scoprire del Montenegro. Quale sarà? Contamenti, siamo arrivati. Oh. C'è una scelta per Gorza. No, su questa è una cazzata. Di Zorro. Bla 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 bla.